Cari amici, benvenuti ad una nuova puntata di Dal Primo al Cittadino. Ospite come sempre il nostro sindaco Vincenzo Servalli. Benvenuto. Buonasera, buonasera. Sindaco, partiamo subito da un argomento importante, questione Tari, la tassa rifiuti che ha generato non poco scalpore, non poche lamentele. Facciamo chiarezza con i nostri concittadini. Sì, ogni anno questa della tassazione sui rifiuti, insomma, è un po' un tormentone. E ahimè, io sono dispiaciuto nel dover dire che siamo stati costretti, ovviamente, nonostante tutti i tentativi che abbiamo fatto per poter contenere quanto più è possibile. L'anno scorso c'eravamo riusciti, sulla bolletta c'era stato un piccolo ma significativo risparmio. Quest'anno il costo complessivo dell'igiene urbana ci ha costretto ad un aumento della tassa per i nostri cittadini del 5%. In altre parole, chi l'anno scorso ha pagato 300 euro di tassa sui rifiuti, quest'anno pagherà 315 euro. Ora, ovviamente, io mi rendo conto che anche un piccolissimo aumento di questa tassazione va a gravare negativamente su una condizione delle famiglie, soprattutto quelle, diciamo così, del ceto medio, dei ceti più popolari, che già vivono con grande difficoltà la quotidianità, la spesa, i figli a scuola, eccetera, eccetera. Quindi anche 15, 20 euro, 30 euro in un anno possono essere significativi. E l'obiettivo dell'amministrazione resta e rimane, e ci riusciremo nel tempo, ne sono convinto, ad un contenimento e ad una riduzione, almeno, come dire, significativa del costo complessivo dell'igiene urbana nella nostra città. Però per quest'anno abbiamo dovuto fare questo piccolissimo ritocco. In buona sostanza, per dirla, una famiglia che paga 350 euro, 400 euro all'anno, 1 euro al giorno circa, un po' meno, un po' di più, 1 euro al giorno lo deve destinare al pagamento della bolletta dei rifiuti. Mi rendo conto, ripeto, che è un sacrificio e tuttavia i cittadini sanno che noi abbiamo un sistema complesso, articolato, ci sono tante persone che lavorano nel sistema dell'igiene urbana e che, nonostante tutti gli sforzi fatti dall'amministrazione, per me è diventata una vera e propria malattia, un cruccio, questo dei rifiuti per strada, non riusciamo ancora ad avere quella città bella, pulita, ordinata che noi vorremmo. E quindi mi rendo conto che diventa stridente per il cittadino il contrasto per il quale pago anche quest'anno una tassa, qualcosina addirittura in più, però magari la città non è ancora quella che vogliamo. Noi abbiamo fatto dei passi avanti in questa direzione, ricordo il risultato storico che abbiamo raggiunto. Oggi non abbiamo più due operatori: il consorzio che raccoglieva la carta e il cartone, la Metelia che raccoglieva l'umido e il resto, ma abbiamo un unico operatore e mi auguro che già questa operazione di semplificazione nel medio periodo possa rappresentare di per se stessa una riduzione dei costi. Magari non subito, perché questa operazione di un'unificazione porta con sé la necessità di fare alcuni investimenti per quanto riguarda soprattutto i mezzi, le risorse umane, eccetera. Ma nel breve, meno periodo, questa operazione di semplificazione dovrebbe portare con sé anche dei vantaggi di tipo, come dire, tariffario, ma soprattutto io mi aspetto dei vantaggi dal punto di vista della pulizia della città. Ed inoltre, per la prima decade di giugno, per maggio-giugno al massimo, abbiamo ipotizzato, dopo le festività legate a Sant'Antonio, noi partiremo con questa sperimentazione molto ampia, che riguarderà circa 6.000 abitanti, 6.000 cittadini, più di 1.100, 1.020 utenze, nuclei familiari, di un porta a porta spinto nelle aree del centro della città, e sperimenteremo nella frazione di Sant'Anna, che abbiamo preso come test e come campione, la reintroduzione dei cassonetti, quelli adatti a fare e per certi aspetti migliorare ulteriormente la raccolta differenziata, in modo da arrivare da quel sistema a due livelli sul centro e sulle periferie che ci possono consentire soprattutto di avere una città più pulita, più
una maggiore raccolta differenziata e finalmente anche quella riduzione del costo complessivo della bolletta. Quindi io nel dire ai cittadini con tutto il cuore che veramente sono dispiaciuto che quest'anno non abbiamo potuto fare come l'anno scorso, cioè ridurre la bolletta, ma abbiamo dovuto fare un lievissimo, ma comunque c'è stato, aumento della tariffa, l'aspettativa, il lavoro che faremo e che stiamo già facendo e che faremo ulteriormente dovrà essere quello di migliorare complessivamente il tutto. Maggiore efficienza del servizio, città più pulita, maggiore differenziata, riduzione del costo complessivo dell'igiene urbana. Perché voglio dire anche ai nostri cittadini, ed è bene che insomma, ce lo diciamo, noi abbiamo tutto questo servizio che costa quasi 11 milioni di euro e la norma generale, la norma di legge, stabilisce che questo costo deve essere interamente distribuito sulle bollette. Cioè noi non possiamo, in passato si poteva fare, magari una percentuale la si pagava con il bilancio comunale. Questo non è possibile, peraltro il nostro bilancio vive una condizione di grandissima difficoltà, ma non è possibile proprio per norma, seppure volessimo farlo, per cui questo costo complessivo deve essere spalmato sulle bollette sulla base di questi due criteri che vengono utilizzati: il numero di metri quadrati dell'abitazione e il numero di persone che abitano all'interno di questa abitazione e quindi del nucleo familiare. Mi aggancio a questo aspetto per dare una risposta semplice, poi diremo meglio nel corso di una conferenza stampa, di documenti che faremo nei prossimi giorni, che un'altra polemica è stata relativa al fatto dell'abbassamento della premialità per coloro che conferiscono all'isola ecologica. Qualcuno ci ha detto, ma se questa premialità si abbassa e io non sono stimolato, a un certo punto a quest'isola ecologica non ci vado proprio più. Perché l'amministrazione per un verso ci aumenta, seppure di poco, ma ci aumenta la tariffa e poi allo stesso tempo aumenta anche, come dire, diminuisce anche la possibilità di avere il risparmio all'isola ecologica. Noi abbiamo dovuto, come dire, necessariamente, ma l'ho fatto ben volentieri, perché questo è lo spirito che ci anima, mettere riparo anche in questo campo, e non voglio fare polemiche che non hanno senso, però devo dire la verità, devo mantenere l'impegno che ho assunto dal primo giorno di questa trasmissione, dire qua sempre la verità delle cose, bella o brutta che sia. Noi abbiamo dovuto mettere riparo ad una, come dire, una irregolarità, chiamiamola così, ad una superficialità che veniva da lontano. Sostanzialmente già nel 1999 una precisa norma di legge, adesso non mi ricordo, un DPR eccetera, stabiliva che la premialità per i conferimenti all'isola ecologica eccetera può essere applicata esclusivamente sulla parte variabile della tassazione, non sulla parte fissa. La parte variabile sarebbe, diciamo, quella che ti dicevo prima. E noi ci siamo dovuti uniformare alla norma anche per evitare una esposizione dell'amministrazione sia rispetto alla Corte dei Conti e ad un potenziale pericolo che poi questi soldi venissero richiesti nuovamente ai cittadini. E quindi stiamo anche qui mantenendo fede a quell'impegno che abbiamo assunto di mettere un po' le cose a posto al Comune di Cava di Tirreni, un po' in ordine. Questa era una grave violazione di norma che si è portata avanti, io non riesco a capacitare come, nel corso degli anni, a cui ovviamente ci siamo dovuti uniformare. Noi abbiamo il compito, il dovere di una correttezza amministrativa che non può sfuggire, e il fatto che sia sfuggita per il passato non ci consente, quando ovviamente ce ne accorgiamo, di porre rimedio. Quindi questo elemento, che pure ha suscitato tante proteste, dell'abbassamento della possibilità di accedere a questi risparmi è dovuto principalmente a questo fatto, che questa premialità
può essere applicata esclusivamente a una parte variabile e non al tutto della tariffa. Abbiamo però cercato, ecco lo sforzo che ha fatto l'amministrazione, di mitigare questo impatto negativo aumentando la percentuale massima di risparmio dal 25 al 30%, che non compensa interamente, ma compensa in buona parte quella riduzione. In definitiva, voglio dire ai cittadini, senza entrare troppo nel tecnico, noi non abbiamo nessun desiderio, nessuna volontà, anche perché giustamente i cittadini protestano, di fare certe cose, ma siamo costretti in alcune circostanze a farlo perché ci sono le regole da rispettare e gli impegni da far fronte. Paghiamo più in generale il cattivo funzionamento di un sistema complessivo. Voi pensate ancora che noi molto dell'umido che viene raccolto a Cava dei Tirreni, non essendoci posti dove portarlo, lo portiamo a 600 km da Cava dei Tirreni. Anche qui ho letto qualche polemica, al nord pagano di meno. Purtroppo al nord, in molte città del nord, non hanno questi costi di trasporto perché hanno l'organizzazione della filiera dell'igiene urbana meglio fatta, meglio preparata nel corso degli anni rispetto a noi. Noi non ci dobbiamo dimenticare che solo qualche anno fa a Napoli avevamo le montagne di rifiuti. Stiamo ancora costruendo un sistema, diciamo così, relativo all'igiene urbana che possa consentirci, ad esempio, di evitare questi costi così alti di trasporto. Ecco, noi paghiamo anche questo. Così come non è vero, per altro verso, che ad esempio a Cava si paga più di Salerno, a Cava si paga meno, perché qualcuno pure ha detto a Salerno si paga. Non è vero tutto questo, anzi a Cava, a Salerno si paga anche di più. Ma questo lo dico non perché mi interessi fare il confronto, quanto per dire che su questo terreno noi stiamo cercando veramente di fare il possibile. E lo faremo. Quindi mi dispiace veramente per questo piccolo contenuto aumento, ripeto, mediamente una famiglia pagherà 1-2 euro al giorno per la raccolta dell'igiene urbana e insomma è un costo, veramente una tazzina di caffè che costa il servizio. Ma soprattutto noi dobbiamo fare un grande lavoro per il miglioramento dell'immagine della città, che è ancora così com'è, ripeto, nonostante tutta la passione che ci mettiamo, tutto l'impegno, l'attenzione, ci cervelliamo per trovare le soluzioni, ma dobbiamo dire che diciamo anche buona parte della città, quando ancora oggi noi vediamo che appena è passato il camion, ha pulito tutta la strada, tutto bello e pulito, sistemato, qualche volta vado anche io con loro, è uno specchio, ci passi dopo mezz'ora e stanno un'altra volta tutti i sacchetti qua, perché il cittadino comodo, prima di andare al lavoro, deve mettere la bustina là. Fino a quando non riusciamo anche a fare questo ulteriore miglioramento, noi possiamo fare tutti i salti mortali, ma alla fine non riusciamo a raggiungere questi obiettivi. Quindi un po' di partecipazione in più anche da parte della città ci vuole. In tutto questo, pertanto, voglio sintetizzare dicendo: questo piccolo aumento c'è stato del 5% e di questo mi dispiace. Non è stato voluto, ovviamente, ma determinato dalle condizioni nelle quali operiamo. Cercheremo, ovviamente, di migliorare il servizio e questa sperimentazione dovrà darci delle utili indicazioni in questa direzione. L'obiettivo di fondo di breve e medio periodo è arrivare ad una riduzione complessiva di questi quasi 11 milioni di euro che, come dire, gravano molto, è un costo molto alto del servizio di igiene urbana, che saremmo anche disponibili a sostenere nella misura in cui però avremo quella città che noi vogliamo, ma siccome non abbiamo la città che vogliamo da questo punto di vista, anche quel costo diventa, come dire, una minestra che è difficile da mangiare. Stiamo lavorando, stiamo concentrati, l'assessore, il presidente di Metellia, l'amministrazione, il sindaco in prima persona, per quello che può, si occuperà sempre di più di questo, perché questo è un problema che dobbiamo risolvere. Abbiamo ancora un po' di tempo davanti a noi di lavoro e sono sicuro che tra qualche anno, quando consegneremo ad una nuova amministrazione questa città,
gli faremo trovare molti dei problemi risolti rispetto a quello che è accaduto a noi, dove ci siamo trovati anche a risolvere problemi di questo genere, e cioè che la premialità veniva applicata in maniera irregolare e non conforme alla legge. E poi, come sempre, nonostante questo, vedo l'ex sindaco che si diverte a scrivere le sciocchezze di turno ogni giorno, invece di vergognarsi anche di questa situazione, ha fatto il postetto su Facebook dicendo è aumentata, eccetera, eccetera. Insomma, dovrebbe avere anche lui un po' di ritegno, perché tutto questo è anche una conseguenza di un malgoverno, diciamo così, che stiamo faticosamente tentando di mettere a posto. Argomento che verrà discusso durante il prossimo Consiglio Comunale, l'accoglienza dei migranti, però è un tema che è vittima della disinformazione, Sindaco. Allora facciamo chiarezza, spieghiamo innanzitutto cos'è l'accoglienza e quali saranno i criteri invece adottati dalla nostra città. Io non vi dico che giorni sto facendo, perché tra l'aumento della bolletta sui rifiuti, i migranti che arrivano e molti nostri cittadini non li vogliono, mi arrivano sempre le cose, Sindaco, portateli a casa tua, vieni a casa tua, eccetera, sono giornate molto faticose e anche di grande amarezza, devo dire, per il sindaco, perché poi magari ci mettiamo l'anima, il cuore, la passione, il tempo, qua abbiamo rinunciato a tutta la nostra vita per questo impegno e ci dobbiamo poi anche, fa parte delle regole del gioco, non fa niente. I migranti sono, come dire, una questione di carattere internazionale, europea e ovviamente nazionale. L'Italia è esposta in primo piano perché la base di partenza di tutti i migranti, è la Libia. Lo dicevo anche l'altra volta, tra i migranti non c'è un libico, ma dalla Libia partono tutti i migranti con questi barconi, e l'Italia, il nostro paese, che è, nonostante tutte le difficoltà, un grande paese, anche perché il paese nel quale c'è una cultura è una religione cattolica diffusa, il Papa ogni volta negli ultimi tempi che parla del dovere dell'accoglienza, poi magari queste persone che mi scrivono portateli a casa tua, la domenica si vanno a fare pure la comunione, diciamo così, no? Per vedere a volte le contraddizioni della vita di ognuno di noi. E allora noi abbiamo deciso come Italia di avere una politica dell'accoglienza, cioè di fare in modo che queste persone non muoiano a mare, perché molto spesso sono dei bambini, sono delle mamme, sono dei giovani, che non è che si partono dalla ricchezza e dal benessere per venire qui a fare chissà che cosa. Sono gente che se rimanesse al suo paese muore di fame, o muore nelle guerre, nelle carestie, nelle violenze. Sentiamole qualche storia, ad esempio, di queste ragazze di 16-17 anni, che cosa hanno passato e che cosa hanno subito. E allora l'Italia ha deciso una strategia di accoglienza dei rifugiati, quindi di coloro che hanno un particolare status giuridico e dei richiedenti asilo, sulla base anche della nostra Costituzione, di accordi di carattere nazionale ed internazionale. E nel momento in cui l'Italia ha fatto questa scelta, i comuni vengono chiamati a fare la loro parte. Il comune di Cava dei Tirreni ha, come dire, insieme a molti altri comuni, chi per un verso, chi per un altro, in funzione del proprio numero di abitanti, deciso di mettere in campo una politica di accoglienza e, mi auguro anche quando sarà il momento, di inclusione, con l'adesione a progetti che vengono realizzati in collaborazione con il Ministero degli Interni, l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, le prefetture, quindi attraverso il Ministero degli Interni, e i comuni, per dare un'accoglienza dignitosa a queste persone. Noi abbiamo deciso di aderire a questi progetti, ci sarà un inserimento graduale di queste persone, abbiamo detto che, siccome questi progetti consentono la possibilità di scegliere in qualche modo che tipo di persone vuoi ospitare, che vorremmo ospitare delle famiglie, e quindi non appena, perché poi questo è il problema di fondo che non abbiamo ancora definitivamente risolto, ma non appena avremo una prima struttura, diamo una disponibilità ad ospitare una ventina di persone, 3-4 famiglie, in una struttura che andremo ad individuare. Fatto il percorso
anche di individuazione, perché questo lo prevede la legge, di un partner, cioè di cooperative riconosciute da parte della prefettura che accompagnano il comune perché hanno competenze, hanno esperienze in questi percorsi di accoglienza. Se noi non avessimo deciso questo, la situazione quale sarebbe stata? Non che i migranti non sarebbero arrivati a Cava dei Tirreni, perché noi non siamo un'isola, no? Nessuno di noi è un'isola, nessuno di noi è solo in questo, noi facciamo parte di un contesto. Se noi non avessimo aderito a questi progetti, noi avremmo avuto più semplicemente che il prefetto, in accordo con le cooperative, individuava in una parte di Cava dei Tirreni una struttura, metteva i migranti all'interno di questa struttura e una volta che aveva fatto suo tutto, esercitando i suoi poteri che il prefetto ha, mi chiamava e dice: sindaco, guardi che nella sua città in quel posto ci sono 30 migranti, 40 migranti, la informo, arrivederci e grazie. Noi invece vogliamo essere partecipi delle scelte, perché in questo modo possiamo governare questo fenomeno, intervenire nelle decisioni che vengono fatte, decidere ad esempio la propensione nei confronti delle famiglie piuttosto che nei minori non accompagnati, piuttosto dei giovani da destinare al lavoro. E abbiamo fatto, come dire, un'operazione anche di, come dire, sensibilità, di dimostrazione di sensibilità della nostra comunità. Quindi tutto qui, diciamo, non c'è un pericolo di invasione, non c'è l'invasione. 20 persone, qualche mamma e qualche bambino che viene ospitato a Cava non è un'invasione, è un dovere di accoglienza e di ospitalità nei confronti di queste persone. Non c'è pericolo di malattie, perché questi vengono sottoposti a tutti i controlli. Non c'è pericolo, non so di che cosa. Qualcuno mi dice: ma come, qua manca lavoro e voi fate venire i migranti? Ma i migranti non sono ancora arrivati e il lavoro manca già, e quindi non è colpa dei migranti se manca il lavoro. Oppure: non date la casa a noi ma date la casa ai migranti. Ma non è assolutamente vero, perché qualora ci fossero delle case a disposizione e dei bandi come abbiamo fatto, ci sono regole, tutto quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo ancora per il terremoto degli anni 80, noi abbiamo ancora 7-8 nuclei familiari all'interno delle baraccopoli sul nostro territorio. Quindi non mettiamo tutte queste cose insieme, come dicevi tu, facciamo cattiva informazione, danno la casa ai migranti, danno il lavoro ai migranti, noi stiamo in mezzo alla strada. Sono argomenti questi che sono destituiti di ogni verità e che generano cattiverie nell'animo umano. E se l'obiettivo di qualcuno di questi è solo quello di colpire il sindaco, no? Ma sceglietevi altri obiettivi, non su questo terreno, perché questo fa veramente schifo come terreno di attacco anche personale. Allora, se voglio capire, come dire, qualcuno che su Facebook o eccetera, ma quando sei anche, come dire, sei stato classe dirigente, sei stato assessore, hai vissuto le esperienze dell'amministrazione, delle professioni, certe cose non le dovresti proprio dire. Però purtroppo accade, ma non fa niente, io non è che mi dispero per questo. A volte mi dispiaccio quando sento certe cose. Quindi non è assolutamente vero che ci sarà un'invasione a Cava dei Tirreni, non è assolutamente vero che le persone che verranno tolgono il lavoro ai, come dire, non lo so, ai cavesi, non è assolutamente vero che tolgono la casa ai cavesi, non è vero che costa al comune, perché queste sono risorse che vengono direttamente dallo Stato, e quindi facciamo il nostro dovere verso queste persone che veramente vengono da tragedie umane. In questo senso mi permetto di dire, lo faccio con grandissima umiltà, e di chiedere un aiuto, una mano anche ai parroci, anche al Vescovo, se mi è consentito, a Sua Eccellenza, il carissimo, persona di grande, grande sensibilità e di animo nobile, Orazio Soricelli, di dire una parola, di
come dire, di rasserenamento ai nostri concittadini. Il Papa fa molto in questa direzione, credo che anche la Chiesa locale possa contribuire a dire una parola di verità su questo tema, perché a volte in certe circostanze lasciare sole le istituzioni, un sindaco a dover spiegare, diventa veramente difficile, a volte non ce la faccio, colgo questa occasione, ma so che in questo momento ci saranno altre decine di persone che vogliono fare magari carriera politica su questo tema, che non so che cosa vanno dicendo intorno, e io non riesco a volte a controbattere e a dire una parola di verità. Quella che dico qui però è la verità, quello che dicono gli altri non è la verità, non è la verità, e questo è vergognoso per molti aspetti. Quindi mi permetto sommessamente da questo canale, ringrazio sempre la vostra televisione per questo spazio, per fare questo appello a tutti ad avere una grande serenità, a non avere paura, ecco, non c'è nessuna necessità di avere paura, stiamo facendo tutto secondo coscienza, parlando con le persone che hanno competenze, esperienze, in professionalità in questo campo. Io sto ascoltando, sto avendo colloqui con persone che lavorano nel campo dell'accoglienza e dell'inclusione da anni per avere suggerimenti, consigli. Non sono uno sprovveduto, diciamo così, che pensa di sapere tutto e non chiede consiglio, anche perché non eravamo neppure preparati. Sono sfide nuove per i sindaci e per gli amministratori. E di fronte a queste sfide noi non ci dobbiamo spaventare, dobbiamo mantenere i nervi saldi e farci aiutare anche dalle persone che ne capiscono più di noi ed avere fiducia nello Stato, nelle istituzioni, nel Ministero degli Interni, nelle prefetture, nell'Associazione Nazionale dell'ANCI. Se loro ci hanno anche incoraggiato e suggerito certe strade, non è certamente perché sono impazziti o sono contro Cava, ma sono per, come dire, a questo problema rilevante e che non possiamo ignorare. Ci sono stati anche dei dibattiti riguardo il tema della sicurezza, la sicurezza in città. Ecco, ci sono stati anche dei furti, nello specifico di macchine, di automobili. Sindaco, come rassicurare i nostri cittadini? Sì, c'è stata anche un'iniziativa che io giudico, come dire, un'iniziativa rivolta a buttare fango sulla nostra città, rivolta a danneggiare l'immagine di Cava dei Terreni, addirittura di un'iniziativa parlamentare, evidentemente questo parlamentare non ha proprio nulla da fare, noi veramente dovevamo votare il referendum per ridurre il numero di parlamentari, sull'emergenza sicurezza a Cava dei Terreni, ma stiamo scherzando, dove sta questa emergenza sicurezza? Ora questo è un tema, come dire, su cui non bisogna fare sconti, la sicurezza è un obiettivo fondamentale di una comunità, perché se non c'è una comunità sicura tu non puoi fare niente, non puoi fare l'economia, non puoi fare la movida, non puoi fare lo sviluppo della piccola e media impresa, non puoi fare l'artigiano, non ti puoi fare una passeggiata in piazza. Quindi la sicurezza è il, come dire, la cornice dentro la quale si possono mettere in campo tutte le politiche anche di sviluppo di una comunità. Non c'è tuttavia un'emergenza sicurezza nella nostra città, fortunatamente, e dobbiamo fare in modo che mai questa emergenza ci sarà. Esistono degli episodi che di tanto in tanto capitano. E io mi ricordo ad esempio quando facevo l'assessore al commercio nel 2008-2007, non ricordo bene, che avevamo anche lì un momento di emergenza con due attentati a delle attività commerciali, non so se vi ricordate. Poi tutto, sei troppo giovane, forse non eri neppure nata, poi tutto fu stroncato e contenuto. È chiaro che tu non puoi prevenire e limitare tutto, non puoi immaginare di, come dire, capita il furto dell'auto ogni tanto. La statistica ci dice che sono in decremento, in diminuzione. Purtroppo non è che siamo completamente avulsi da una possibilità che succeda qualche cosa. Però parlare di emergenza sicurezza a Cava dei Terreni è una esagerazione che serve anche qui per avere qualche pagina di giornale, che poi non serve a niente, ma si butta solo fango su Cava. Io sto in contatto con tutte le forze dell'ordine costantemente, sviluppiamo sempre di più il sistema della videosorveglianza per tenere il fenomeno sotto controllo, la città sotto controllo.
E ci imbattiamo anche, lo voglio dire anche qui per dire il contesto nel quale si opera, in una serie di difficoltà. Mi diceva il comandante Ferrara della polizia locale che l'altro giorno hanno fermato un nigeriano con il permesso di soggiorno scaduto da un giorno. Quindi hanno avviato tutta la procedura, che è una procedura complessa. Hanno dovuto prendere questo qui, 3, 4, 5 vigili urbani per mezza giornata appresso a questo nigeriano fermato. L'identificazione e tutte le procedure sono di competenza della questura e quindi contatto con la questura, arrivo in questura, la questura ha fatto un foglio di allontanamento dal territorio per 30 giorni. Se questo si ripresenta c'è l'espulsione. Nel caso di espulsione questo cristiano si deve portare a Caltanissetta e la polizia di Stato per portarlo nel suo paese evidentemente dice ci dobbiamo andare con l'aereo. Quindi per dire, se noi non discipliniamo anche meglio a livello nazionale le politiche è evidente che sul territorio abbiamo grandi difficoltà, perché noi abbiamo impegnato per fermare quest'uomo che poi non è che niente stava, per l'amor di Dio, non aveva il permesso di soggiorno, se ne deve andare, fuori discussione, però questa è la condizione nella quale operiamo. Quindi non c'è un'emergenza sicurezza nella nostra città, ma dobbiamo tenere assolutamente come dire, attenzione sul controllo del nostro territorio. Adesso diamo una piccola visione della nostra Cavese, domenica l'avventura verso i playoff, però vediamo il suo punto di vista. Sì, l'avventura verso i playoff, ma io credo che, come dire, non c'è l'entusiasmo. Uno stadio vuoto, non c'è il rapporto tra la città e la squadra. E quindi credo che questa stagione, lo dico da tifoso, lasciamo una parte, da parte il sindaco, questa stagione di gestione della società sia definitivamente tramontata. E quindi farebbe, credo, bene. Ripeto, è un'opinione che mi consento in libertà, farebbe bene il presidente Campidiello a prendere atto che questa sua esperienza a Cava dei Tirreni volge al termine e mi auguro, diciamo, che tutto possa accadere, un passaggio di consegna verso, mi auguro, nuovi soggetti interessati nel modo più sereno e tranquillo possibile, ringraziando lo stesso Campidiello per l'interesse, gli investimenti, la passione che ha dimostrato, ma questo legame evidentemente non si è realizzato. In effetti poi la Cavese, il calcio, non è soltanto una questione imprenditoriale, anzi non è affatto, ma è la passione, l'amore, è il tifo, è il sentimento di una città. È come un po' i matrimoni, quando finiscono è meglio prenderne atto e ciascuno poi fa, come dire, la propria strada, magari trovando una nuova passione e un nuovo amore, così è pure per il calcio. E quindi, però vediamo, insomma, questo l'ho detto così, ripeto, dal tifoso della Cavese, poi ovviamente se ci sarà qualche cosa da fare dal punto di vista istituzionale come sindaco, non ci siamo tirati indietro per il passato e non lo faremo adesso. Bene sindaco, noi la ringraziamo per il tempo che ci ha concesso e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.